speaker di piazza, diciamo così. Eccolo là, Gabriel Batistuta, che applaude lui stesso a Firenze. Comunque per lui è sempre un'emozione, perché lui dice la mia seconda città, però diciamo la sua prima città per merito sportivo, per tutto quello che ha fatto, ed è la città che gli ha dato la notorietà. Certo. Questo senza ombra di dubbio. In pochi, devo dire, in pochi si dimenticano di questo, perché molti giocatori che hanno giocato a Firenze, poi tornano a Firenze, rimangono a Firenze e si innamorano di questa città. Brontolona, polemica, critica. Nel caso di Batistuta l'amore è ricambiato, però. Certo. Eccoci. Eccoci al Giovannelli, pronto al saluto alla voce. È il capitano di guardia del contado e del distretto, Filippo Giovannelli. State attenti al comando! Badate a voi! Le armi in pugno! Salutate! ...250 personaggi storici animano questo corteo unico al mondo, con costumi che riprendono fedelmente quelli dell'epoca, appunto del 1530. Sicuramente è un momento emozionante, almeno per me è emozionante, da più di 25 anni che commento, è sempre il momento che più mi emoziona, perché penso a cosa provavano i nostri avi. Ecco la lettura del decreto di intitolazione della partita magnifica che sera del Giorno della Donna. Le chiarine, il corteo del calcio e costume annunciano la grida dell'araldo della signoria. Vedete inquadrato che si appresta praticamente a dare il via alla finale. Magnifico mestiere di Gianna Bologna. È in onore del santo Giovanni, protettore di Fiorenza nostra, dinanzi a voi si è schierato il popolo tutto con armi e vessilli. Ora, opposte schiere per vostro diletto, con spirito gagliardo e maleale, daranno inizio ad aspra tensione che vuole essere testimonianza della continuità di secolare tradizione e di passata gloria che ancora oggi è alla base della nostra civica identità. Magnifico mestiere, leggiadra Madonna, or da parte si facciano ogni vessilli e che il gioco abbia inizio. Maestro di campo, a te il comando. E adesso spazio alla finale. Corteo si allontana velocemente. Rossi di Santa Maria Novella e i verdi di San Giovanni. Non tutti sanno chi, caro Omero Cambi, che nel 1978 fra verdi e rossi fu giocata l'unica finale per il terzo posto. Questo ce lo fa notare l'ottimo Roberto Vinciguerra,
mentre la prima gara del dopoguerra fu giocata a Boboli nel 47 a maggio. Quindi tutto pronto per l'inizio di questa finale. Dimitri Locchi e capitano De Rossi e Gianni Bertoli, detto Gig. Detto Gig, esatto. Gig, perché quando lui giocava c'era Gig Robot Acciaio, che era un cartone animato. E i compagni di squadra di Gianni, tra l'altro un passato, e non solo passato, perché ancora qualche volta si diletta nel rugby, rugbista vero. Va bene, chiamatemi Gig, vorrà dire che mi amerò Gig. Bella, bella questa scena, vediamo i calcianti uno davanti all'altro. Faranno un minuto di raccoglimento, presumo, per Duccio. Sì. Per il ragazzo. Questo era stato un po' anticipato scomparso. L'abbraccio bellissimo, bellissimo, l'abbraccio tra Gianni Bertoli e Dimitri Rocchi. Questa è Firenze, questa è Firenze. Da brividi. Firenze unita per salutare un suo figlio che se n'è andato in maniera ingiusta. Nella curva rossa c'è uno striscione, un abbraccio grande come il nostro dolore. Anche di Sauro, giustamente, abbiamo ricordato prima noi, giocatore factotum dei Bianchi, l'abbiamo ricordato, un minuto di raccoglimento dedicato anche a questo. Partecipante della vita dei Bianchi, Duccio e Sauro. Piazza Santa Croce per voi. Ciao Sauro, ciao Duccio. Ciao Sauro, ciao Duccio, vengono i brividi. Andrea Daroit, ormai da una vita, lo speaker di piazza, ci unisce tutti sotto i colori di Firenze. E adesso sarà partita, però adesso sarà partita con i rossi di Santa Maria Novella, che affronteranno i verdi di San Giovanni. Si parte, 50 minuti per sapere chi vincerà il trofeo del 2018. Fasi ancora di studio, testa a testa nel mezzo al campo. Testa a testa, però senza un eccessivo schieramento. No, mi sembra. Si stanno prendendo tranquilli. Le misure, sì. Vediamo solo le prime linee si affrontano. Schieramento, però, allora, i rossi sono schierati proprio in assetto quasi come sarebbe, no? Tre datori indietro. Sì, sì, un po' quattro da datori molto, davanti, molto schematico, esatto. Perché poi i giocatori sono 27, ricordiamolo. Perché sennò poi il confronto no, sulla prima linea è serrato, quello ci vuole per forza. Allora ricordiamo quanti sono i calciati, perché poi dobbiamo raccontare questo onde evitare polemiche. Sono 27 calciati da una parte e 27 calciati dall'altra. Si dividono in datori indietro, che sono i portieri, datori innanzi, che sono i terzini, gli sconciatori, che sono la parte mediana, insomma i centrocampisti, e poi datori innanzi o corridori. I corridori o gli innanzi, che sono gli attaccanti che vanno a cercare di fare la caccia. Vedi, è molto bello questo schieramento in questa maniera, perché rispetto a quello che accadeva nelle partite, soprattutto all'inizio degli anni 2000, dove c'era le due linee contrapposte di calcianti di tutte e due le squadre, in pratica incuranti delle formazioni, incuranti del pallone, stavolta si sono affrontate solo le prime linee. La battuta è stata serrata, già tanti placcaggi.
però devono far girare la palla. Ora l'attesa è peggio, fa girare la palla quando c'è il momento. Ora, certo, la fanno girare con tutta, però, la gente, con tutta la gente in mezzo al campo è impensabile partire all'attacco ora. Però sì, sì, i calciati di parte verde, vedi, così come dice il regolamento, la palla deve essere fatta girare, sì, sì, e non essere nascosta come succedeva negli anni 80, dove c'erano, dove non c'erano le regole, allora non c'erano le regole, quindi era un altro tipo di calcio in costume. Palla verde, ma non c'è ancora spazio, no, siamo per pensare di attaccare dall'inizio. 0-0 tra... I verdi hanno acquistato un po' di terreno, qualche metro l'hanno preso, Borgosano, sì, che sono riusciti a avanzare oltre la metà campo qualche metro, e adesso il problema sarà quello di creare o nella metà campo dei verdi o nella metà campo dei rossi un punto d'appoggio per poter andare. Certo, bisogna trovare una breccia, con la difesa schierata non si può fare un attacco. Ed era un po' quello che faceva Gianni Bertoli, il capitano dei Verdi, quando giocava negli anni 80, era lui poi andava nelle file avversarie a cercare di creare scompiglio, attirare su di sé i calcianti di parte avversaria per dare più spazio ai compagni. Verdi continuano questa avanzata lenta, attenta, ma i rossi non si scoprono. Sì, i rossi non si scoprono e stanno tenendo palla. Bisogna stare molto attenti i calcianti di parte verde, perché nei rossi ci sono giocatori molto veloci. Beh, entrambe le sconformazioni hanno giocatori abilissimi in grado di arrivare in caccia anche un po' a sorpresa. Un po' a sorpresa, è quella quello a cui devono stare attenti i verdi. Infatti bisogna vedere se è davvero è una strategia dei rossi di far avanzare, di, sì, tirare in trappola, sì, potrebbe la essere formazione verde. Una tattica questa. Certo è che è un po' rischiosa. Però devo perché... dire, molto tattica come avvio di partita. Se vedi anche gli scontri non sono più tanto accesi. È una finale e quindi nessuno è vuole una finale perdere. E nessuno vuole sbagliare. Nessuno vuole perdere, nessuno vuole ritrovarsi a dover inseguire. Tanto il coro. Coro Picchia Verde, dedicato forse a Pier Guido Borgosano, che nella fase avanzata si affronta con Gerdovic dei Rossi, un bel testa a testa. Tra l'altro va ricordato come il comune stia aiutando, comunque stia in qualche modo dando fiato al calcio in costume con la creazione di spazi dedicati, no? Come sta succedendo in Piazza del Carmine per i bianchi, c'è già un bel campo a l'Isolotto per i bianchi, a Galluzzo il campo. No, sto parlando di un'area che dovrà essere vissuta a 365 giorni per tutto il quartiere. Certo. Lo stanno facendo i Verdi con i propri sponsor, mentre i bianchi lo stanno facendo in Piazza del Carmine, lo faranno i rossi, lo faranno anche gli azzurri. Cioè si cerca di creare una sorta di comunità di colore, no? E questo è molto importante da parte del comune. C'è il pallaio che è andato forse a reclamare il pallone o a dare uno stimolo ai verdi, perché il regolamento oggi dice questo, che la palla va fatta girare. Puoi farla girare anche tipo uso Melina per intendere il gioco del calcio, girare, però dico, anche se cambiasse il possesso non credo che loro si potrebbero andare molto più avanti di quanto stanno facendo i verdi. No, perché ripeto, è una partita di grande studio, grande attenzione, grande tatticismo e con, come dicevi giustamente te, la tensione di una finale, non si può sbagliare. 20 giocatori a terra ci sono, esatto. Bloccati, 20 giocatori a terra, quindi sono quasi la metà. Prezioso col pallone, cerca uno spunto, hanno bisogno di avanzare
Bertarelli. Hanno conquistato una bella parte di campo. È stata un'avanzata attenta e inesorabile. Sì. Però attenzione, perché la retroguardia dei Verdi è molto alta. Per dirla a livello calcistico, la difesa è altissima. Mentre invece i rossi comunque mantengono due linee di difesa, tre linee di difesa. Hanno i portieri davanti alla propria caccia, eh? Sì, perché anche fra l'altro un classico del gioco dei Verdi negli ultimi anni è quello di giocare senza portieri. Come vedete nella metà campo verde il gioco è completamente sgombra. Sì. Pubblico un po' rumoreggia. Vuole l'azione. Però mi piace notare una cosa, se la regia ci può dare un campo largo, di come si muovano in sincrono sia i giocatori di parte verde sia i giocatori di parte rossa, cioè quasi fossero legati, sì. Si spostano in maniera all'unisono, quasi per non lasciare spazi all'avversario. Ecco la palla ora, Bertarelli ha superato il centrocampo sulla fascia sinistra, ci ripensa. Però la palla Pagliazzi è sempre in possesso dei Verdi. È chiaro, ma si deve trovare il momento. Ci deve essere l'occasione per il guizzo. L'attimo fuggente. La difesa rossa è ben schierata, però non concede niente. Hanno concesso un po' di terreno, ma sulle linee orizzontali non si passa. Si scambiano il pallone i calcianti di parte verde. Ecco, vedi questo tentativo di andare nelle retrovie dei rossi, vedi, a cercare di placcare e creare comunque uno spazio lì. Sì, il terreno sta crescendo, il terreno verde è un po' come fosse una partita di football americano. Sì, infatti c'è Gianni Bertoli, il capitano dei Verdi, che sembra quasi controllare in tutti i modi un po' tutta la squadra, no? Pagliazzi, prezioso. Ecco, ora c'è scambio, un po' di movimento. Lo scambio fra i giocatori è quello. Sì, devono fare un po' di movimento, confondere un po', diciamo così, gli avversari e cercare poi di andare a sfondare. È suggestivo questa fase così, di attenzione, siamo silenzio. Siamo quasi a 10 minuti, eh? Sì. Mentre vedi un calciante di parte verde proprio qui sotto la nostra postazione che è stato medicato dalla Fratellanza Militare sulla destra. Pagliazzi, attenzione Pagliazzi. Ecco, in questi ultimi anni sicuramente qualcosa che è stato preso. Attenzione sulla sinistra, perché lo spazio c'è. E gran lavoro fanno Alfiere e Capitano. Da una parte Bertoli. Vedi come i rossi sono stretti ormai in questa fascia. Prezioso per l'iniziativa. Attenzione. E ci vorrebbe probabilmente un tiro dalla distanza alla Lapi. Ci vorrebbe un tiro alla Lapi. Adesso lo spazio ci potrebbe essere, attenzione! Per tirare Bertarelli. Perché ha trovato lo spazio Bertarelli, però. Una finta. Si avvicina. C'è prezioso, possibilità, attenzione, prezioso scatto. Prezioso! Bene, placcato. Palla fuori, rimessa. Buona azione. Dicevo, da una parte Gianni Bertoli e Simone Ottimi sono il capitano degli Alfiere. Dall'altra parte invece Francesco Palazzi e Dimitri Locchi, rispettivamente Alfiere e Capitano, che cercano di guidare le proprie squadre ma anche di sedare eventuali situazioni negative. E questo direi va, come posso dire, è importante che venga fatto questo. Sì, vedi. Attenzione anche adesso, il ruolo degli Alfieri. Attenzione Rossi,
la reazione di un calciante rosso. Che adesso hanno ripreso subito spazio Dimitri Locchi. Che viene in campo. Alfiere rosso. Francesco Palazzi. Francesco Palazzi. Attenzione. Questa è caccia per i rossi. Caccia per i rossi. Si sblocca il risultato. Una bellissima occasione, un momento di confusione, forse creato ad arte, potrebbe sì. anche essere così. Sì. Ora la mischia si accende in seria. Dopo 14 minuti vanno in vantaggio i rossi. Si accende una mischia, ma direi anche normale se vogliamo, perché i rossi, un po' come ci aveva suggerito, diciamo, il nostro Massimo Pelli. Vediamo il replay. Dietro. Vediamo il replay dell'azione. Eccolo qua. No, si è inserito molto passaggio. Bene. Si è inserito molto bene e caccia. E adesso. Ora si riaccende nuovamente la mischia a centrocampo, perché gli equilibri che erano stati trovati in questa prima fase sono saltati col cambio di campo. Comunque siamo sempre intorno al quindicesimo, 1-0 per i rossi. Ai verdi è mancato il guizzo, magari non c'era spazio per entrare. Non c'era spazio per entrare nonostante si fossero mossi. E sono stati astuti i rossi a sfruttare il momento di confusione e per farsi avanti e approfittare del varco, degli spazi lasciati vuoti dai verdi. E adesso? D'altra parte è la pericolosità del gioco dei verdi, senza portieri, tutti avanti, lasci spazio in caso di contropiede, diciamo. Quindi per Santa Maria Novella, questa finalissima in diretta per voi in esclusiva su RTV 38. E adesso i rossi che cercano addirittura di andare in avanti subito. Vedi come intervengono, perché chiaramente nella foga del gioco. Attenzione, perché i rossi ci riprovano. Sì. Hanno un'ottima squadra, Attenzione. Non ci sono scorciatori verdi. Arriva adesso. Prezioso, intercettato. Attenzione. Caccia. 2-0. 2-0, bella caccia rossa. Caccia dei rossi. Ecco il replay. Eccolo qua, calciante di parte rossa che ha spazio per intervenire. Manuel Lopez, una garanzia in calcio. Sì. Rossi verdi. Come vedi ora tutto il tatticismo dei primi minuti si è perso. Ora è andato a fastidio. La mischia è accesa. Siamo al quindicesimo. Due cacce a zero. Non è stata... sì, non è stato aggiornato il punteggio. Vediamo le decisioni dell'arbitro. Ecco, adesso viene cambiato anche il risultato. 2-0 sulla torretta. Momenti chiaramente di tensione, non dura, potrebbe essere dura mischia, sì, dura poco mischia. Più che centrocampo, i verdi non possono sbagliare, ora è l'occasione per accorciare questo svantaggio. 2-0, mentre si accendono le mischie.
chiaramente si cerca di stare attenti e ci sia sempre testa testa. Ogni arbitro, ogni Alfieri, un, sì, un grande lavoro, molto attento. Alfieri è capitano. Finora non ci sono state sanzioni. Subito. Per adesso non abbiamo sentito l'intervento di Andrea Daroiti, che è un po' che è poi lo speaker di piazza, che ci dà anche comunicazione quando c'è un'espulsione. Per adesso sono passati quasi 18 minuti e con risultato di 2-0 per i rossi, che in qualche modo stanno confermando quello che era un po' il pronostico. Ma hanno fatto, sono stati bravissimi a sfruttare due occasioni, anche mentre i verdi prendevano possesso del campo, a approfittare anzi dello sbilanciamento di San Giovanni. Comunque, come ha detto Roberto Torrini, le partite in piazza vanno giocate fino in fondo. Ci può essere, e ne abbiamo viste tante. Esatto, no? Anzi, ora si può dire che la gara si sia un po' più accesa rispetto all'inizio. Sì. Spesso abbiamo visto Pagliazzi finta il tiro dalla distanza. Provano a girare i verdi di San Giovanni. Sotto l'occhio attento sulla destra di Gianni Bertoli, sfruttando un po' la superiorità numerica, invece poi il gioco torna di qua sulla sinistra. C'è un calciante di parte verde, praticamente sì, laggiù alla balaustra, e potrebbe fare un po' da punto di riferimento, però è placcato, sì, è lì bloccato, però sai, di vincolarsi un attimo, si prova a sfondare. Vedi, verdi hanno riprovato a conquistare terreno, sono arrivati a ridosso dei 10 metri in pratica. Bisogna anche pensare a un tiro da distanza. Bisogna stare attenti. Gira, gira. Attenzione. Palla fuori perché è stata toccata la balaustra. Sì, dal giocatore con la palla. E quindi in questi casi. Comunque, partita che adesso si è accesa. E il calcio, le partite di calcio costruito sono queste. Giusto, Romero? Sì, soprattutto hai visto anche nella semifinale, cruciali sono stati i placcaggi, cruciale la superiorità numerica e saperla sfruttare. Ora sono grandi spazi, però le difese ci sono. Vedi, bisogna anche essere, guardare con attenzione. I rossi sono, quando hanno preso palla, sono partiti in quattro. Attenzione! Attenzione, ci siamo. Attenzione! E tre, terza caccia, 3-0 per i rossi di Matteo Santa Maria Renzoni, Novelli. Doppietta, l'esordiente, un grande esordio. Vediamo uno scatto spaventoso, ragazzi. Caccia, corsa in caccia. Stavo notando che quando hanno preso palla i rossi, nell'istante in cui hanno avuto palla sono partiti 5 calcianti di parte rossa, sì, ad aggredire la metà campo, sì, verde, e qualcuno è stato fermato, qualcuno no. Questo ha creato quel movimento e quel vuoto che ha permesso poi a Renzoni di insinuarsi e andare a fare caccia. È una tattica questa dei rossi. Bello questo esordio di questo calciante, la prima volta in piazza, già due cacce in una finale, molto importante. Tra l'altro i rossi, parlavo prima con lo staff tecnico, hanno due esordienti, ma 6 giocatori hanno giocato solo una partita, per cui una formazione molto giovane. Una sorta di neo esordiente, sarà felice per adesso. Buio, famoso allenatore dei rossi, ma prima ancora calciante dei bianchi. Suo figlio Renzo credo sarà nelle file dei tra i tifosi dei rossi, mentre da parte verde non si è assolutamente persa ancora nessuna speranza, anzi no, ci mancherebbe. C'è voglia. Tre cacce sono un punteggio ancora recuperabile, ancora però bisogna
sbrigarsi e accorciare la lo svantaggio. Sì, sì. E comunque non farsi più trovare come prima, anche se è facile a dirsi, perché ho visto una gagliardia fisica e una rapidità di manovra incredibile. Una rapidità di manovra incredibile. Perché nel momento in cui c'hanno la palla, i rossi sono partiti in avanti. Adesso chiaramente era, sul 3-0. Era difficile individuare l'occasione per partire in quella maniera. Sono stati bravissimi in tutte e tre le occasioni. Sì, se la regia non è cosa semplice, ve lo sto chiedendo. L'inizio dell'azione della seconda caccia, praticamente si vede i rossi prendono palla dopo una rimessa laterale, perché la palla era finita sulla balaustra. Nel momento in cui hanno la palla, automaticamente partono 5 calciati di parte rossa e vanno nella metà campo. Vedi, anche ora un'incursione rossa, Gerdovic mi pare, per rompere la linea della difesa verde. Sì. Infatti stanno venendo avanti, attenzione ancora i rossi che riescono a recuperare il pallone in caccia. Incredibile. Caccia bellissima. Allora, guarda il replay. Tripletta di Renzoni. Sì. Guarda, butta la palla a terra, guarda, di rimbalzo. Arriva il calciante, arriva Renzoni. Bellissimo. Cioè una sorta. Uno schema mai uno visto. Uno schema mai visto. 4-0. Punteggio pesante, a che minuto siamo? Allora, 23esimo. 23esimo minuto, quindi. Siamo a metà. Ci sono ancora 26 minuti da giocare. E i verdi. Allora, io non ho una regia, io ho una sorta di un mago. Di maghi in regia che riescono a riproporci. Eccolo qua, guardate, nel momento in cui prendono palla, ecco, sono già partiti in avanti, come vedete. Arrivano altri calcianti. E questo permette a chi porta palla di avere più di una soluzione. Ecco qua. Grazie alla regia, di Lopez, bellissimo. A Giovanni Torre e a Fabrizio Bocci che sono in regia, e poi naturalmente il saluto va anche a tutta la regia di Figline, perché siamo in esterna, naturalmente la sede è a Figline. Ecco i verdi che provano ad andare in avanti. Pagliazzi ci subito sono un po' attaccati, solo, però ci va avanti lo stesso. Attenzione Pagliazzi, ancora ben bloccato. Rimessa in gioco, vediamo se sarà. Hanno il loro da fare gli arbitri, maestro di campo e capitano e Alfieri, hanno il loro da fare. Si riparte con i rossi. Comunque la partita corretta, gli arbitri sono stati molto bravi finora a controllarla, ma senza intervenire più di tanto. Attenzione ancora, viene fermato il calciatore Stefanini. Sì, profondissima, bella, però fermato, ma si è fatto una ventina di metri, ricordiamo che il terreno è 68 per 34, quindi ha messa la palla. Attenzione, la palla per i verdi, solo. Viene immediatamente colpito e messo a terra. Recupera Bertarelli, perde il pallone e viene atterrato. Attenzione, perdere palla lì potrebbe diventare pericoloso. Il tiro e la caccia bellissima, la caccia alla Sebastiani di rimbalzo, caccia bellissima. Da quella distanza non poteva fare diversamente. Non poteva fare diversamente, è stato bravissimo. Guarda, la distanza era notevole, siamo intorno ai 20 metri di rimbalzo. Fa entrare la palla dentro la bellissima caccia, precisa, bellissima, e riapre la partita. 4-1 si potrà dire? Secondo me sì. Ma ecco,
perché mancano ancora 20 minuti. E poi noi ci speriamo, voglio dire, di vedere ancora un gioco più acceso. Quattro cacce per i rossi, una caccia per i verdi. E adesso la differenza verrà con la preparazione, con il saper gestire le proprie forze. Ora bisogna vedere, perché i rossi hanno tutto l'interesse a rallentare, certo, l'azione, e riprendere la palla con la difesa rossa schierata non è facile. Ci sono dei corpo a corpo, c'è un intervento dei sanitari, non so se lo bue si è fatto male. Ecco, guarda, vedi quello che hanno in talune occasioni i rossi, che partono e non si fermano. Sono talmente tre o quattro, chiaramente il difensore non c'è la marcatura a uomo, quindi chi prendi, uno o due? Esatto. Questo però attaccare... ora c'hanno la superiorità i rossi, sì, attenzione, perché c'è spazio. Sono rimasti indietro. L'attacco rosso non ha seguito subito, avevano una buona occasione. Francesco Stefania aveva fatto una bella incursione, sta facendo una grande partita per il Parco Rosso. Sì, però vedete, il cuore dei verdi non molla e provano, attenzione sulla sinistra, c'è spazio, però viene chiuso. Viene chiuso sulla balaustra. Duramente. Questi sono placcati. Chiaramente che rientrano nella regola. Andrea Borgonetti fa ridare il pallone e lo consegna per la rimessa. Da Renzoni, ora Lopez. Attenzione, vedi, sono due. E va via da solo. Vediamo se riesce. È incredibile. Ha fatto tutto il campo da solo. Quinta caccia, 5-1. Una velocità di esecuzione devastante. Guardate, guarda. Vedi, cacciate di parte dei verdi, cerca di andare incontro, ma è talmente veloce che non è riuscito a intervenire. 3 cacce Renzoni e 2 Lopez per i rossi. Partita difficilissima per i verdi di San Giovanni, che chiaramente lo svantaggio aumenta ora. Dovranno tirar fuori quanto di più hanno per cercare di Bertarelli, prezioso, ribaltare il risultato o comunque rendere dura la vita ai calcianti di parte rossa. Ci sono degli scontri di pugilato testa a testa regolari. Vedi, la linea verde preme ora, perché è il momento di farsi avanti. Bisogna vedere anche a livello fisico se i calciati di parte rossa magari accusano. Attenzione, prova la caccia dalla distanza. Caccia! Eccezionale! Bellissima caccia! Con il cuore! Luca Bertarelli, doppietta. Con il cuore, Bertarelli! Prova! I verdi non ci stanno a chiuderla fiato. Qui. Prova a dare fiato ai verdi. Bellissima finale, Bellissima finale. Sì. E a livello tattico, ecco, rivediamo il replay. Non ci pensa su due volte, calibra. Un tiro incredibile, a 20 metri. Anche di più. 5-2. Il tempo scorre. Che minuto siamo? Siamo al 30esimo. 5-2. 20 minuti, tutto può succedere. 3 sì. Cacce da recuperare sono tante, specie contro una formazione così cinica come questi rossi, che
ogni disattenzione te la fa pagare. I rossi sono messi benissimo in campo, sì. non lasciano spazi e quando ripartono fanno male. Quando ripartono fanno male in tutti i sensi, sì, perché anche proprio i giocatori che partono non è che riescono a fermarli subito, perché sulla velocità anche tu che devi andare a bloccarlo, non è facile bloccare il giocatore che ti sta venendo incontro. Però il gioco è stato fatto saggiamente, tant'è che ci sono sempre stati gli spazi per chi li ha saputi sfruttare, non ci sono stati mai placcaggi all'ultimo minuto o giocatori intercettati in corsa. I rossi hanno sfruttato bene Lorenzo e Lopez ogni spazio. E adesso palla in possesso dei rossi e chiaramente possono non hanno... gestirla chiaramente. Non hanno interesse. Qui ci vuole un'azione da parte dei verdi, tentare di entrare nella metà campo dei rossi, facile a dirsi da quassù. Come vedi è ben custodita la palla in mano ai rossi. Sì, non è assolutamente semplice superare la linea dei rossi, però i verdi, se vogliamo, sono ancora in partita, anche se il tempo scorre. Tempo ora è tutto per parte rossa. Eh beh, 33 minuti. Vediamo, 5-2 il punteggio. Intanto il calciante di parte rossa si sta toccando la spalla. Sì, mi sembra stia uscendo lo bue. Sì, doveva uscirà per infortunio, presumo. Credo lo bue, ora lo stanno medicando. Ora vediamo. Tanto i capitani anche sono arrivati. I due alfieri, ottimi. E Palazzi, ma entrambi sorridevano, vedi? Mi sì, sa che... con uno spintone amichevole. Amichevole, sì. Palla ai rossi, giro di palla, vedete? Non abbiamo avuto né espulsioni né infortunati, però mi sembra che i rossi siano quasi in superiorità numerica. Sembrano in superiorità numerica. A colpo d'occhio, ovviamente non è possibile, ma... No, semmai quelli placcati. Però i placcaggi sono... Però annullano un giocatore per parte. L'impressione, sai cosa? Forse fanno più gruppi. Sì, sì. Sono molto più vicino. Sale alto il grido, verdi. La curva di San Giovanni si fa sentire. Però sì, sono molto più compatti i rossi e quindi danno questa impressione. I verdi d'altra parte sanno che devono dover fronteggiare anche un'eventuale incursione, come abbiamo visto finora, quindi la difesa è più profonda. Ecco, Renzoni parte ancora. Placcato, era riuscito a evitare un calciante verde, ma alla fine è stato bloccato. Gli arbitri rimettono la palla. Ripresa dai rossi. Riescono a mantenere il possesso. Il problema dei verdi è riuscire a possessarsi della palla. È importante in questo momento il possesso, perché andare a prendere la palla è fondamentale. Prenderla subito, esatto. E non è assolutamente semplice. Un po' perché il portatore di palla è sempre protetto, un po' perché andando a cercare di prendere colui che porta palla sguarnisci il centro, la mediana, diciamo, del campo e offri spazi e il fianco ad eventuali avanzate, un po' come è successo, no? Esatto, come è successo finora. Io devo dire la verità, vorrei vedere una caccia di Prezioso per dirti, come abbiamo visto nella semifinale, per accorciare il punteggio e quantomeno vivere questi ultimi minuti
sì, per di ancora maggiore esclusivamente intensità. Perché ci piace per, vedere il calcio per e costume, lo spettacolo e per lo sport, per lo spettacolo, per lo sport e per Firenze e per quello che ha fatto questo calciante anche nelle altre partite, certo. Se lo meriterebbe. Bisogna peraltro ricordare che i Rossi però hanno fatto un lavoro straordinario. Ecco, guarda, ancora Lopez, guarda, guarda, guarda. In quattro attaccano, in quattro e ce l'ha. Caccia 6-2. Hanno attaccato in quattro e i verdi non hanno avuto possibilità. L'idea dei rossi con questo gioco che si appoggia a questi ragazzi veloci, guarda, vedi? E abilissimi è evidente. Comunque ce ne sono altri due liberi. Sì, sì. Altri due. Vedi? E certo, nei verdi secondo me comincia anche a fiorare la semifinale con i bianchi. Eh sì, sì. C'è perché? Quella gara in più, io speravo e pensavo che avesse dato un po' più di grinta, ma invece evidentemente ha pesato la fatica. Intanto c'è un calciante di parte verde proprio sotto la tribuna che ha preso un brutto colpo e viene chiamato l'intervento della fratellanza militare. Attenzione ancora. Ancora Pagliazzi, potrebbe approfittare del momento. Scappa praticamente. No, Bertarelli, scusa. Cercando la conclusione dalla distanza, niente, parata, stavolta parata. Ha cercato di sfuggire, di scappare da quella che era una marcatura che sarebbe stata pericolosa, perché se avessi perso palla mi sarebbe diventato un problema. Era una caccia sicura. È stato bravissimo, se non altro ha provato la conclusione e... Tre calci dalla distanza, se fosse entrata dentro sarebbe stato un altro record probabilmente, con tiri così da lontano. Oddio, credo che l'Api abbia fatto qualcosa di simile, ora non ricordo molto bene nella finale con gli azzurri. Attenzione, ancora spazi per i rossi. Che vanno alla caccia. Quindi siamo a 7-2, eccolo qua, vediamo un po' il replay. Vabbè, qui non c'era più spazio, vedi. Qui c'era un solo portiere che ha provato, ma possibilità per non c'è stato neanche. Ecco, già qua non c'era nessuno a coprire. Leonardo Fattori ha fatto questa caccia su, mi pare su assist di Gerbovic. Il pronostico era indirizzato in qualche modo per i rossi e il risultato lo sta confermando, benché i verdi. Vedo Sasha Sciacchi per i verdi ancora a lottare con grande grinta, grande cuore al centro del campo. Certo, non vogliono mollare i calciati di San Giovanni, che adesso proveranno se non altro. A cercare di accorciare le distanze. Tanto due calcianti. Ecco Prezioso, dicevamo prima. Prezioso. Viene fermato, c'è possibilità ancora, la palla che rimbalza, vediamo un po', attenzione, caccia. La palla rimbalzata proprio fra le mani Bertarelli. 7-3. Che ha siglato la sua terza caccia. 7-3. Guarda. Ecco, mancano 10 minuti. Il momento del tiro. Sì. Bellissima, bellissima ripresa. Bella caccia. 7-3. Rossi che sono saldamente in vantaggio, ma i calcianti di parte verde non mollano l'osso, anzi vogliono ancora giocare. Una rimessa laterale un po' contestata. Sì. Vogliono combattere si fino a fondo. Si accende un po' la mischia. Beh,
sono partiti piano, le due squadre sono partite piano, però 10 poi minuti. La partita si è accesa. È decollata, ma poi la partita è decollata. Saggia decisione Verdi, che hanno sfruttato dalla rimessa laterale, hanno lasciato scorrere la palla, sì, e hanno ripreso palla dall'altro lato del campo. Bertarelli, Pagliazzi incita i suoi. Adesso ci vuole davvero per i Verdi di buttare per il cuore. Ci vuole un miracolo, diciamo che buttare il cuore oltre c'è spazio ancora per tenere alto. Guarda, il spazio, nome San Giovanni. È vero che insomma c'è 30 metri. C'è 30 metri, però un po' di spazio ci sarebbe. Attenzione. Bertarelli. Ancora Bertarelli. C'è spazio. Eccola là, la cacciano. No, Balaustra. Poi Balaustra. Da terra. E vediamo. Aveva fatto un'azione splendida e mancato il tiro nell'ultimo istante. L'avevo vista dentro, troppa sicurezza. L'avevamo vista dentro tutti. Troppa sicurezza. E rimessa però è subito ripresa dai rossi. Vediamo un po'. L'azione l'ha fatto eccezionale. Intanto non è riuscito, Lopez, una galoppata. Si prende anche il tempo per appoggiarla in caccia senza fretta. 8-3. Come si dice nel calcio, gol sbagliato. Qui è stata un'azione fulminea. Sì, fulminea. Ha trovato tutto il campo vuoto e per l'ennesima volta è riuscito ad andare in caccia. 8-3. Come si dice nel calcio, gol sbagliato, gol subito, caccia sbagliata, caccia subita. Sì. Comunque, allora, i rossi hanno una squadra veramente temibile, veloce, tatticamente ben messa, e con una prima linea che ha tenuto benissimo tutto il tempo, anche con un modulo di gioco. Con grinta e determinazione. C'è un modulo di gioco che sicuramente farà. Poi avevamo detto, hanno lasciato venire avanti i Verdi e hanno sfruttato gli spazi. Punteggio che non c'è nulla da 8-3, sì, ormai siamo quasi alla fine. Tiro e palla fuori o caccia? No. Fuori o dentro? Fuori. Mezza caccia rossa. Bertarelli ci ha provato ancora. 8 e mezzo. Ecco il replay. Insomma, sarebbe stato clamoroso la quarta caccia di Bertarelli. Quarta caccia di Bertarelli da solo, sì. E ancora lo schema si ripete. Svaglione in difesa. Svaglione in difesa. Svaglione in difesa per i Verdi. Palla che rimbalza. Due giocatori rossi che attaccano un solo giocatore di parte verde. Il risultato. Ieri Fattori stavolta ha segnato la sua prima caccia oggi. L'impressione di una squadra dei rossi già ben organizzata, lo sapevamo, ma anche una freschezza atletica mi è sembrata migliore rispetto ai Verdi, che però ancora sono lì. Qui non è come in altre discipline dove insomma con un risultato così uno dice vabbè, no qui si lotta fino a fondo. 50 minuti. Attenzione, interi. Ancora un tiro, sarà mezza caccia, vediamo un po', perché ha picchiato prima, non so, no, è rimessa laterale. Rimessa laterale, e adesso l'unica è quella, provare per le cacciate di parte verde a andare in caccia
dalla distanza. Eccoci. Ragazzi, ma una velocità incredibile. Attenzione, attenzione. Palla dall'altra parte e calcio. Attaccano in 4-5 sì. E non danno scampo alla retroguardia dei Verdi. E siamo a 10. 10 calcio e mezzo. Ieri Fattori ha segnato una doppietta, proprio due calci identiche, una a un minuto di distanza dall'altra. Siamo veramente a pochi minuti dalla fine, circa 3 minuti. Io ne approfitto per ringraziare la Secur e Secur di Pierluigi Tarchi per la splendida organizzazione, il cambio di marcia in questo torneo. Secur e Secur, Pierluigi Tarchi, che hanno curato la parte fino all'ultimo minuto. Comunque i Verdi stanno provando ad arrivare in calcio. Prezioso è stato placcato, il pallone torna in mano ai Rossi. Ancora Rossi. Ancora Bertarelli, una partita eccezionale la sua, sta facendo tutto sì. Il campo da solo. Eccolo, vediamo se riesce, ma viene bloccato. Però vedi, fino all'ultimo minuto ha preso la palla in difesa, fa tutto il campo. La freschezza, la freschezza atletica dei Rossi. Vedi i giocatori che si trovano quasi nella metà campo dei Verdi, recuperare e riuscire a dar manforte al pacchetto arretrato. Questo vuol dire tanto, eh. Si cerca proprio di andare alla battute caccia di cuore. Vediamo un po' se riescono. E caccia. Eccola qua. L'avevamo chiamata, la caccia di Prezioso. Si alza le mani al cielo. 10 e mezzo a 4. Ecco il replay. Questa proprio, qui proprio cercata, Sì. Cercata fino in fondo, proprio un paio di finte. Tutta la voglia. E caccia. E schiacciata. Davvero una finale tiratissima. Io credo manchi veramente una manciata di secondi. Sì, sì, manca davvero una manciata di secondi. Dal 1998 non arrivavano 10 cacce, mi suggerisce Roberto Vinciguerra. Verdi continua. Con le Verdi, no. Parata, alta. Parata. Era alta e lenta e sì. Non ha avuto problemi il portiere dei Rossi a recuperare. Adesso i Rossi. Finita. In questo istante finita, i Rossi. Finita l'espulsione di Niccolò Innocenti di Ordine Verde. Sì. In ultimo istante. Non ho visto il fallo. Finisce con la vittoria dei Rossi di Santa Maria Novella, che tornano, se non sbaglio a calcoli, dopo 10 anni, giusto? L'ultima volta nel 2008. Volta 2008 e soprattutto praticamente hanno ribadito il punteggio del 1998, Rossi Verdi 11.5-4, questo 10.5-4. 10.5-4 il risultato finale. Felicità per il quartiere dell'Isolotto, dove c'è il campo d'allenamento dei Rossi, e per Santa Maria Novella, per Ciara, per tutto l'entourage di Arcidiacono, del capitano Dimitri Locchi. Un lavoro che parte da lontano. Veramente, anche dicevamo all'inizio, sia parte rossa che parte verde hanno fatto un grande lavoro in questi anni per arrivare qui. E se lo sono meritato. La domanda che uno si deve porre sicuramente, ecco, nei live, guardiamo, intanto che ci vengono tante calci. Io però in questo momento voglio ricordare un grande calciante dei Rossi che non c'è più,
che sarebbe stato bello fosse qui in questo momento. Biagio Cingolani. Biagio Cingolani, sì, che l'anno scorso scomparso poco tempo fa. Ecco qua, qui vediamo le cacce, guardate che belle. Ecco, questa è la prima caccia, sì, di Renzoni. Prima caccia, poi esordiente, autore di tre cacce. Vedete, la palla è libero il giocatore, cerca di andare a chiudere il datore indietro del, dei verdi, ma non può Lopez far nulla. Con una finta riesce a trovare lo spazio. Troppo più rapido, e quindi... Guardate, è ancora lui, subito dopo. Vedi, vedi, no, sempre la solita caccia, vedete che ah, non sì, è... sì, la stessa. Sullo scatto, sul breve, di nuovo Renzoni. Guardate come viaggiano. Imprendibili, imprendibili per i calcianti. Buona parte di queste calce dei rossi sono state fatte con una lunga galoppata. Anche a questa, ecco, questo è stato il capolavoro. Una sorta di Lopez Renzoni. Il terzo tempo, Qui c'è invece la caccia dei verdi, bella, dalla distanza, calibrata, perché la palla vi è fatta rimbalzare a terra. In quel modo sicuramente si evita di sbagliare. Ancora un'altra caccia dei rossi, vedete, il più delle volte la difesa dei verdi si è trovata in difficoltà, in inferiorità numerica, a non poter fermare l'avversario. A me è sembrato mero una freschezza atletica unita, è stata certamente a una tattica, certamente una partita molto gioco intelligente da parte dei rossi, sì, veramente sì. Con devo dire quella fase iniziale lunga di studio che non lasciava pensare un risultato così rotondo. Hanno fatto guadagnare un po' di spazio, poi però sono partiti avendo a disposizione non uno ma 7-8 calcianti con una grande capacità di corsa e molto bravi ad evitare l'avversario, hanno lasciato spazio proprio per poter dare eventualmente ai propri giocatori la possibilità di trovare corsa e andare appunto a realizzare la caccia. Chiamarezza e ugualmente bravura a coprire lo spazio, tant'è che le cacce dei verdi sono state fatte tutte, a parte quella di Prezioso, sono state fatte tutte sul tiro da distanza. Inno alla vittoria per i rossi di Santa Maria Novella, che vincono il torneo 2018. In finale battono i verdi 10 cacce e mezzo a 4. Partita iniziata, diciamo, abbastanza tranquilla di studio. Uno studio approfondito. Poi un 10 minuti di attenzione. Nell'arco di 3 minuti, 4 minuti sono venuti fuori, siamo andati dall'1-0 al 4-0. Intanto Rossi porta in trionfo Renzoni lanciandolo in aria. C'è il palio, eccolo là. Il palio con la stella di Astori che brilla nel cielo di Firenze, e questo andrà a finire nella sede dei rossi di Santa Maria Novella, campioni del torneo 2018 di calcio e costume. È momento di salutare tutti coloro che ci hanno aiutato in questa diretta, tutti i cameraman, la regia con Giovanni Torre e Fabrizio Bocci, lo studio mobile, lo studio di Figline. Un grazie a Andrea Calcinai che quest'oggi si è fatto anche il pezzo da Piazza Santa Maria Novella fino a qui con il presidente del consiglio regionale Gianni che ci ha raccontato veramente di tutto e di più. Un uomo che conosce veramente Firenze in una ogni guida suo turistica d'eccezione. Straordinario, straordinario. Naturalmente tutto in diretta su RTV 38, sempre insieme a voi da tanti anni ormai a raccontarvi il calcio storico fiorentino, il calcio in costume.
talvolta bene, talvolta si può sbagliare. Bellissimo, credo faccia parte, bellissimo l'entusiasmo dei rossi, dei loro tifosi e calcianti in piedi sulla caccia a salutare. Beh, dopo 10 anni, certo, i verdi è dal 1996 che non vincono il torneo, quindi a livello statistico si avvicinano, perché hanno una buona squadra. Hanno una bella squadra che anche oggi comunque ha tenuto alta la testa e onorato benissimo questo torneo. E quindi, secondo me il punteggio è anche troppo pesante. Sì, per certi versi, sì. È successo. Però quando scatta la superiorità, quando c'è una freschezza sul atletica, campo, sì, esatto, non si può poi assolutamente... è facile che ci sia un divario così marcato. Ce l'aveva un po' annunciato, no? Massimo Pieri, che è qui accanto a noi, ci aveva detto: attenzione, perché i rossi hanno una tattica e potrebbero colpire in velocità la squadra dei verdi, e così è stata. Risultato che però lascia poco spazio. Certo è, a mio modesto avviso, che pesa la semifinale, che praticamente i rossi non hanno praticamente giocato, possiamo dire tranquillamente, mentre i verdi, benché abbiano avuto la supremazia sui bianchi di Santo Spirito, campioni uscenti, ricordiamo però, che i partita. Verdi avevano fatto vedere una forza non indifferente contro i bianchi, quindi era stato un successo. Se si ricomporrà netto questa frattura con gli azzurri, l'anno prossimo assisteremo a un torneo molto 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 interessante. Perché? Perché i verdi hanno già una squadra, sta crescendo e stanno portando tanti giocatori. Io sono convinto che gli azzurri li rivedremo presto. Beh, sono i protagonisti del calcio storico, del calcio costume, hanno vinto per tanti anni. Certo, e credo che anche alla parte azzurra sia mancata questo torneo, come a noi ci è mancata la loro partecipazione. Certo, sicuramente credo che ci avranno seguito in TV, su RTV 38. Siamo arrivati ai saluti finali, vi ricordo RTV 38 in esclusiva il calcio in costume oggi praticamente, vediamo un po' che ore sono, e vabbè, praticamente 5 ore di diretta, sì. Quasi 5 ore di diretta per raccontarvi. E ora ci sono i tifosi rossi che festeggiano. Ecco, abbiamo Michele Perguidi, a te Andrea. Sì, grazie Luigi, una battuta finale, abbiamo pochi secondi, una Andrea, bella finale. Se non sbaglio c'è stato soltanto un'espulsione all'ultimo secondo, al di là è andata molto corretta, un altro aspetto da sottolineare. Una bella partita con grandi scambi di fronte, rossi bravissimi. Però se Bertarelli fa quella caccia del 7-4 la partita si poteva ancora riaprire. Comunque i rossi sono stati superiori, onore ai verdi che hanno giocato la semifinale dura contro i bianchi e oggi erano un po' acciaccati, ma grande squadra i rossi. Di sicuro ha vinto Fiorenza e hanno vinto tutti quelli che armano il calcio storico. Un grazie veramente di cuore ai rossi che hanno onorato questa manifestazione in tutto e per tutto. Oggi ha vinto Fiorenza, hanno vinto tutti quelli che amano il calcio storico. Grazie a voi la linea. Grazie a te Calcinai. E quindi appuntamento l'anno prossimo, saremo ancora qui, RTV 38, a raccontarvi il calcio in costume da Piazza Santa Croce. Saluto Omero Cambi, che è stato mio compagno di viaggio. Ciao, un saluto, grazie a tutti voi, naturalmente. Rimanete insieme a RTV 38.